Ciao a tutti bambini e bambine della Madonna della Neve, spero che state veramente bene e anche tutte le vostre famiglie. Sono il maestro Luca di Motoria delle terze, delle quarte e delle quinte e insieme alla maestra Alice di Motoria di prima e seconda abbiamo pensato di proporvi questa video lezione proponendo qualcosa di un attimino diverso e volevo presentarvi un'attività sportiva che potete fare tranquillamente in casa. Ma non solo, ci sarà anche da fare un piccolo laboratorio perché potrete crearla direttamente voi. Volevo presentarvi questo attrezzo che si chiama peteca. Come vedete ha questo piumaggio colorato e una base abbastanza morbida. E la peteca ha delle origini molto molto antiche. Nasce in Brasile, prima che venisse scoperta l'America. C'era una popolazione che si chiamavano i Tupi che giocavano con un attrezzo simile a questo. E cosa facevano? Prendevano delle foglie, facevano un sacchetto, ci mettevano dentro del riso per formare una base e sopra un bel piumaggio colorato preso dalle piume di uccelli. E durante i giorni di festa giocavano con questo attrezzo colpendolo sotto sulla base utilizzando la mano. Le foglie servono a stabilizzarlo per farlo stare sempre. Per farlo viaggiare bene nell'aria. E questo attrezzo, che poi è stato chiamato peteca perché petek nel termine di questa tribù voleva dire schiaffeggiare, colpire, è diventato un gioco che in Brasile si pratica tantissimo ed è secondo al calcio, vuol dire che è il secondo sport più praticato dopo il calcio. Quindi un sacco di persone ci giocano. Si gioca un po' come la pallavolo e un po' come il badminton. E questo attrezzo viene colpito con il palmo della mano da sotto e da sopra, naturalmente sulla sua base. E può essere utilizzata sia la mano destra che la mano sinistra. C'è una rete e bisogna buttare la peteca nel campo avversario e cercare di farlo cadere. Si può giocare uno contro uno o due contro due. Quindi vi ho raccontato un po' la storia di questo attrezzo. E adesso volevo anche farvi vedere che questo attrezzo, non questo che ho preso direttamente in un negozio, ma un attrezzo molto simile per poter giocare sia in casa che fuori. Magari con qualche vostro familiare, lo potete costruire tranquillamente in casa. Vi faccio vedere, è vero, non è bello e colorato come l'altro, ma sono sicuro che voi avrete dei materiali molto più semplici. Ho preso semplicemente un calzino, l'ho tagliato e l'ho riempito con delle striscioline di carta, formando una palla. Vedete, alla fine l'attrezzo funziona uguale a quello originale, si può colpire con la mano e si può mandare verso l'alto. Naturalmente si può colpire dal basso oppure anche dall'alto. Si possono fare dei giochi cercando di tenerlo sempre in movimento e tra poco vi faccio vedere come si può costruire questo. Ok, eccoci qua bambini, volevo spiegarvi come poter ricavare la vostra petica a casa. E come vi ho detto, serve un calzino, in questo caso ho preso uno dei miei calzini, mi raccomando, puliti e non puzzolenti. E poi serve un piccolo pezzo di nastro o una fascetta per chiudere i pacchetti. E io ho preso dei fogli di carta da riutilizzare oppure degli scarti, ho fatto questi piccoli ritagli, oppure potete utilizzare anche un foglio di giornale. Cosa bisogna fare? Prendiamo il nostro calzino, più o meno lungo, infettiamo dentro la carta spingendola bene fino in fondo, io ne ho già messa un po' per creare una pallina. La dobbiamo ben comprimere in modo da creare una palla dove c'è la testa. Cerchiamo di spingerla bene, bene, bene. Magari la rotoliamo un pochino. Quando abbiamo una bella pallina, io devo aggiungere ancora un pochino di carta. La metto dentro.
vado a schiacciarla bene bene in modo che ci sia la mia pallina e vado a chiudere con la mia fascettina o con un elastico, con un pezzettino di nastro, in modo da avere. Poi cosa devo fare? Questa coda è troppo lunga, quindi vado a tagliare il calzino. Mi raccomando, se usate le forbici fate molta attenzione, oppure fatevi aiutare da mamma o papà. E a questo punto, per creare la mia fascettina, taglio dall'alto verso la testa della pallina e creo le mie piccole codine che saranno, come vi ho fatto vedere prima, il nostro piumaggio. Io sono sicuro che voi a casa avete dei calzini colorati, sicuramente la vostra peteca sarà molto più bella della mia. E taglio tutto fino a quando ho ottenuto tutte le mie piume. A questo punto è pronta la nostra peteca e possiamo andare a fare dei giochi all'aperto, ma anche in casa, visto che non è rigida, non fa male. Però state attenti agli spazi che avete e potete iniziare a giocarci sia da soli che con qualcuno. Eccoci, volevo darvi qualche semplice esercizio da fare con la peteca che vi siete creati, nulla di troppo difficile. E abbiamo detto che le nostre mani, sia la destra che la sinistra, sono delle palette, quindi devono essere aperte, belle ampie, e devo colpire la peteca col palmo della mano. Per battere la peteca la devo tenere dalle codine, apro la mano e colpisco la peteca cercando di mandarla verso l'alto. Posso farlo sia con la destra che con la sinistra. Posso fare degli esercizi di battuta cercando di riprendere la peteca, colpisco e riprendo. Quando avete fatto un po' di pratica potete prendere uno scatolone e cercare di mandare la peteca e di fare canestro dentro. Potete provare sia con la destra che con la sinistra. Se non avete uno scatolone non è un problema, potete utilizzare una borsina o un cestino. Quando avete preso un po' di confidenza con l'attrezzo potete, insieme magari alla mamma e papà o un vostro fratello o sorella, giocare insieme cercando di passarvela. All'inizio potete fermarla con due mani, quando siete diventati abbastanza bravi potete colpirla direttamente cercando di tenerla sempre in movimento. Spero che vi sia piaciuto questo nuovo sport, spero che possiate divertirvi. Spero di rivedervi tutti presto. Ciao a tutti.